Ciao ragazzi, qui è Sadit97 e benvenuti in questo Let's Play di The Last of Us. Allora ragazzi, nel precedente episodio abbiamo trovato questa ragazza che fa parte del gruppo delle luci e ora dobbiamo trovare il modo di entrare. Che succede? Ah ragazzi, poi eravamo arrivati qua, scusate se non l'ho detto nella intro, però dobbiamo trovare il modo di entrare e superare le guardie in silenzio. Ah, noi di qua dobbiamo andare. E dillo prima, no? Ah, perché là c'è il fiume. Via, 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 via. Ah, non corre così, ragazzi. Ragazzi, in poche parole ci sembra che ci stiamo alleando a queste luci, eh? Ci siamo persi l'azione. Io prendo questo. Fai il giro e sistema l'altro. Ok, vai, vai. Ragazzi, però prima in esplorazione. L'altra volta lo stealth, ragazzi. Vai, vai. Vai, vai, vai. No, raga, mo adesso si fa tutto stealth, ve lo dico. Allora, andiamo piano, raga. Perché ho visto che qua ci sono anche altre persone. Io, raga, vado silenzioso come un topolino. Ottimo. Ottimo, ragazzi, ma veramente ottimo proprio, eh. Gli oggetti ci serviranno molto in questo gioco, eh? Tutti oggetti di scena, va, chiamiamoli così, oggetti di scena. No, alla fine non sono oggetti di scena. Sono oggetti che servono alle persone come noi per sopravvivere in un mondo popolato da zombie. Cioè, da infetti. Questo è mio, questo è mio. Vai! Ok, perfetto. Ragazzi, più silenzioso di così. Mi chiamano Sadit97 Hitman a me. Siccome io penso che l'abbiamo. Li abbiamo eliminati tutti, però. Sì, penso di sì. Andiamo un po' in esplorazione. Vediamo un po' se c'è qualcosa che ci potrà essere utile per affrontare meglio The Last of Us. The Last of Us. Io lo chiamavo prima The Last of Us. Lo chiamavo The Last of Us io prima, ma se invece si dice The Last of Us. Ok, raga, continuiamo. Mamma mia, raga, però mi sta piacendo veramente troppo questo let's play. Poi voi ditemi, come mi sta garbando questo let's play. Lo sentinella sul tetto. Basta che non cammina. Oddio, no, ce n'è un altro. E allora aspettiamo che cammina quello. Che se ne vada quell'altro, ragazzi, così li possiamo uccidere con tutta tranquillità. Basta che non venga qua questo. Sì, raga, comunque aspettiamo che quello là che sta vicino a quel palo lo uccidiamo. Uccidiamo quell'altro, lo prendiamo e lo soffochiamo. Ma io ne ho visto un terzo io. Eh no, che palle. Raga. Ci vuole pazienza qua. Ecco, raga, guardate, ce ne sono tre proprio davanti a noi. No, raga, devo eliminare. Allora, questi man mano che si girano, li facciamo fuori, eh? Raga, deve essere un topolino, ma proprio. Ok, questo se n'è andato. No, raga, io li strangolo perché non voglio sprecare munizioni. E quello è andato giù, perfetto. Tocca a questo. Vai, vai. Raga, ma ditemi veramente se non sono bravissimo ad ucciderli a questi, ah. Però cazzo, mamma mia come sono io. Sono veramente forte. Vabbè, non proprio forte, però. Una via di mezzo? Tess, ti devi levare però. Oh, ma non aveva guardato la grafica però, cazzo. Anche se è una remastered. Raga, bella però sta combo.
Dai, raga, ce l'abbiamo fatta? Ditemi che ce l'abbiamo fatta. Ma guardate, però, raga, c'è il mondo fatto così, però, raga. Io spero tanto che The Last of Us parte 2 sia come il primo, perché se è proprio così è il gioco perfetto in assoluto della nuova generazione su PlayStation 4, veramente, raga. Ma non voglio dire niente, però niente spoiler. Dai, entrate, muovetevi. Che delicatezza. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Non è lontano, va bene, raga. Posso pure continuare, dai. Vediamo un po' se c'è qualcosa che possiamo fare, raga. Allora, i kit medici... Allora, io sapete che faccio? Ma comincio a costruire. Allora, kit medico non ce ne servono. Allora, cominciamo... Allora, abbiamo del nastro e delle lame. Facciamoci dei coltelli, dai. Abbiamo fatto 3 coltelli, ok, perfetto. I coltelli quindi sono perfetti. Non mi serve il coso, Joel. Non mi serve. Ho creato i coltelli così, ragazzi. I coltelli ci serviranno per aprire le porte, eh? Vabbè, questo non è uno spoiler, ma alla fine è per capire bene come... Coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Perfetto, ottimo. Perfetto, ottimo. Quindi, raga, siamo freschi, quindi però noi che abbiamo siamo per violare il abbiamo violato il coprifuoco, allora quindi diciamo che già saremo perseguitati. Saremo perseguitati. Sì, l'ho capito. Raga, però sempre in esplorazione, sempre dobbiamo andare in esplorazione in questo gioco. Già, altami una mano. Certamente, signora. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie. Non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di lucidi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me. Così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Non parlo con lui. Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok, ragazzi, aspettiamo, salviamo e allo stesso tempo finisco il video. Ah, raga, quindi poco ora dobbiamo scortare questa ragazza. E questa ragazza, ve lo dico come si chiama, infatti l'ha detto pure l'altra ragazza. Ragazzi, questa ragazza si chiamerà Ellie. Raga, questo qua non vi faccio lo spoiler, ma è un personaggio proprio importante di The Last of Us. Niente spoiler, ragazzi. Più andiamo avanti e più lo scopriremo. Ragazzi, questo video finisce qua. Lasciatemi un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Sadit97 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.